Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo è un video molto speciale perché praticamente diventerò attrice per un giorno. Non so cosa ne verrà fuori, però ho messo su, diciamo, tante parti che devo recitare e speriamo di riuscirci. Il ragazzo mi ha lasciato. Sai che c'ho la febbre. Sta registrando? Mi pare proprio di sì. Potreste non guardarmi? Io mi vergogno a stare davanti alle telecamere. Io non voglio stare davanti alle telecamere. Adesso mi guardano tutti. Non posso. Per recitare la parte della narcisista, chiaramente ho bisogno di un'altra persona perché, come sapete, i narcisisti, perché ve ne avevo parlato in qualche video sui narcisisti, stanno bene con un'altra persona, ma non possono stare bene da soli. Quindi, siccome questa persona non può essere presente fisicamente con me per via delle restrizioni è presente in maniera virtuale. Saluta. Buonasera. Sei pronto a farti trattare male da me? Ma proprio male, male, male? Lui è pronto. Amore, senti, io ti voglio regalare una cosa, però non è niente di che. Non è niente di che. Io stavo pensando, siccome ho dei parenti che stanno in Argentina, che ne diresti di fare un viaggio insieme? Che ne pensi? Poi, oltre in Argentina, sai, stavo pensando anche di portarti, non so, sulla spiaggia, perché vedi, tu sei la persona speciale, sei eccezionale, sei importante, cioè io, guarda, senza di te muoio, muoio, cioè io mi ammazzo, se tu mi lasci io mi ammazzo, veramente, mi ammazzo, mi ammazzo. Che ne pensi, ti va bene come idea? Sì, va bene, però non è tutto bene. Piccola. Perfetto, poi stavo pensando anche di fare un'altra matita assurda, assurda, però la voglio fare. Praticamente ti ho comprato una borsa,
Una borsa l'ho pagata appena 200 euro, ma vedi tu sei speciale, quindi te la voglio regalare perché sei importante davvero. Senti, amore, io mi sono iscritto a un corso di psicologia. Che ne pensi tu? Che ne penso? Ma sinceramente io non vedo l'utilità di questo corso, guarda, non vedo l'utilità, cioè, non lo so, guarda, ti giuro. Cioè, dovresti essere più come me, io vado al corso di pittura, il corso di pittura è più importante rispetto a un corso di psicologia, che ci devi fare con la psicologia? E poi che cos'è quel maglione che porti? Fa schifo, cioè che figura mi fai fare con le amiche? Veramente, che figura mi fai fare? Veramente, guarda, devi cambiare perché così non può più andare avanti, devi essere più come me. Senti, amore, io stavo pensando a una cosa, te lo devo proprio dire, te lo devo proprio dire. Senti, guarda, tu non riesci a essere, diciamo, alla mia altezza, perché comunque, vedi, guarda, cioè, devi capire il livello, no? Io sono qui, ma tu sei qui, cioè, non possiamo più stare insieme, quindi mi dispiace, ma tra me e te è finita, fattene una ragione, fatti una vita, ma lasciami in pace, è finita. Ciao, ti ricordi di me? Senti, no, io t'ho chiamato per dirti una cosa. Io ci ho riflettuto, no? Ci ho riflettuto, mi sono presa una lunga pausa, mi dispiace per quello che t'ho fatto. Aspetta, dopo 5 anni ti ricordi? Sì. Sei venuto? Bene. E ti dico la cosa, ti dico. Mo' ti dico la cosa io. Mi dispiace però, mi sono fatto una vita, mi sono sposato e ho 3 bambini. Cioè, tu mi stai dicendo che dopo tutto il bene che io ti ho voluto, quello che ho fatto per te, tu mi tradisci in questo modo, andandotene con un'altra? Ti dovresti solo vergognare, guarda, sei un verme schifoso. Bravo, bravo, i miei complimenti, bravo, Facevo? veramente bravo. Chi c'è il terreno cimbale? Aspettavo? Certo, mi dovevi aspettare, sei un deficiente. Addio. Ragazzi, questo era l'ultimo, diciamo così. Cioè, chiaramente, guardate, mi è pesato un pochettino fare questa registrazione perché mi dispiace aver trattato male il mio ragazzo, però in realtà era una recita, vuoi salutare? Ciao ragazzi. Come potete vedere, stiamo ancora insieme. Vabbè, lui si vede video e io vi saluto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.